Buongiorno, buongiorno, buon primo dicembre, benvenuti in questo nuovo video. E cosa significa primo dicembre? Significa che andremo ad aprire i nostri calendari dell'avvento. Ovviamente non li aprirò tutti insieme in questo momento, ma penso che spezzerò poi le clip e cercherò di metterle comunque insieme. Non dal 1° al 25 dicembre, ma magari, che ne so, tipo 5 giorni, poi altri 5 giorni in un altro video. Quindi sarà dei spezzoni che li troverete poi nei video vlog, o comunque, perché comunque questo potrebbe essere, questo sicuramente un video vlog, e dove io inserisco all'interno tutte clip e da come forse ben vedete, non tutte sono girate nello stesso giorno, perché ovviamente io non faccio tutte queste cose in un giorno. E perciò andrò a mettere le clip di spezzoni dell'apertura del calendario dell'avvento nei vari vlog. Quindi voi seguitemi i vlog, e niente, quindi andiamo subito ad aprire i calendari. Ho qui con me il calendario, questo qua dell'IKEA, che avevo già fatto vedere in un video. Di averlo comprato e anche il calendario dell'avvento della Yankee Candle che ho comprato a Lidl. Poi non ho comprato più nessun calendario perché mi piacciono molto i calendari dell'avvento, però diciamo per questo mese ci facciamo bastare questi due. Quindi andiamo subito all'apertura. Andiamo ad aprire il primo calendario dell'avvento che questi che apre. Allora, andiamo a trovare la casella numero 1, è questa. Prima casellina, 1° dicembre, abbiamo trovato, che poi ovviamente mangerò dopo perché adesso non mi va, il cioccolatino, questo bianco, che dovrebbe essere cioccolato. Che dovrebbe essere cioccolato bianco. Vediamo di quale si tratta. Quindi cioccolato alla cioccolatina alla vaniglia, secondo me è molto buono, veramente veramente molto buono. Quindi 1° dicembre abbiamo trovato questo bellissimo cioccolatino che mangeremo più tardi. Andiamo avanti con il calendario Yankee Candle. Quindi il calendario Yankee Candle Home Inspiration profumato tantissimo. Quindi all'interno troviamo però quattro fragranze. Allora, il numero 1 dove sei? Non lo vedo, eccolo. Andiamo ad aprirlo. Questa candela ovviamente la accenderò questa sera. Piccolissima, ma già lo sapevamo almeno. Ah, bene, però cavolo, una scritta qui davanti ce la potevano pure mettere. Non lo so, mi sembra. Però profuma tanto. Andiamo a vedere dietro. E troviamo. Cioè, qual è di queste? Adesso fatemi capire qual è. No, vabbè. Ah, ecco, dietro è scritto Yankee Candle. Vabbè, pure io ero brava a scriverlo lì sotto. Magari a metterci una scritta davanti, come qua. Comunque, penso dovrebbe essere questa. Cioè, dall'odore mi sembra foresta. Qui c'è scritto Winter's Woods, Forest, and, cioè, penso Woods, inverno nel bosco, nella foresta. Fragrance, boh. Beh, allora, comunque, candelina, sapevamo già come dovesse essere, ma una scritta davanti o comunque un qualcosina, metticelo, cioè, senso, tu mi metti una scritta qui sotto, ma. Però profuma veramente tanto. Quindi per il profumo alla fine ci siamo, cioè che comunque hanno un'ottima profumazione. Stasera le andrò a accendere, vedremo. Però sono un po' delusa perché, cioè, mi piaceva anche, magari. Un packaging con la scritta qui in bella vista, che mi metti una scritta qui sotto che sinceramente neanche la vedo. Vabbè che l'ho pagato 12-13 euro a Lidl. Forse dovevo prendere qualche altro calendario sicuramente perché non sono così contenta, ecco, sono un po' delusa. Non lo so che cosa mi aspettassi, però vabbè, comunque le apriremo e vedremo.
Niente, quindi primo casello andata, noi ci rivediamo nelle prossime caselle. E poi alla fine qui c'è solo quattro fragranze, quindi cioè praticamente faccio qui sopra, metterò tutti questi lumini di candele una dietro l'altra, perché in realtà ci sono solo quattro fragranze e a posto abbiamo fatto. L'anno scorso avevo preso anche quello delle tisane, quest'anno ho deciso di non prenderlo. Però magari forse sì, dovevo prendere più cose. Però mi raccomando, pensaci sempre dopo che le fai le cose. Cioè non pensarci prima, magari che dici, oh ma sai, forse dovrei. Però io ho altissime aspettative sempre su tutto. Puntualmente le mie aspettative vengono sempre bocciate. Cioè falliscono miseramente. Quindi questo è quanto. Fatemi sapere se voi, anche voi, state aprendo i vostri calendari dell'avvento e se sì, quale. Quindi scrivetemelo sotto nei commenti. Buongiorno, eccoci qua all'apertura sempre il calendario dell'avvento. Quindi continuiamo oggi 2 dicembre e andiamo ad aprire la casellina numero 2. Comunque, aggiornamento, c'è un vento pazzesco. E c'è un vento anomalo, un vento forte ma non freddo, quindi un vento caldo che veramente dà fastidio. Sono appena rientrata, ma mi dà proprio fastidio perché non riesci a far niente, i capelli ti vanno da tutte le parti e quindi boh, non so cosa su sta succedendo, non lo so. Comunque, andiamo ad aprire la casellina numero 2 del 2 dicembre. Quindi nel nostro calendario Yankee Candle, casellina numero 2. Eccola. Abbiamo comunque ogni volta un'impresa, questa color rosso, dovrebbe essere, che non si, penso sia questa, della Apple Cinnamon, sì, mi sembra quel retrogusto lì. Comunque oggi ho pensato di comprarmi un portacandele perché ieri l'ho accesa e quando l'ho spenta tutta la cera mi è andata sul tavolino qua, un casino per pulire. Quindi oggi pensavo di comprarmi quelli tipo anche stile natalizio, magari un alberello, qualcosa del genere, dove io posso infilare la candela e sta riparata comunque. E cercherò di non spegnerla soffiando perché mi sembra che poi la cera vada da tutte le parti perché non ha un grande involucro intorno. Quindi abbiamo trovato, penso, questa. Ieri abbiamo trovato questa, oggi troviamo questa. Quindi per 25 giorni troveremo una volta questo, bene. Comunque avevo intenzione di comprare un altro calendario dell'avvento, ma non credo che lo troverò perché molti stanno su internet, quindi ora che arrivano niente. Nei negozi qui non so chi è che li vende, perché non ci sono in realtà moltissimi negozi che vendono calendari dell'avvento. Quindi boh, vedremo, magari se ne trovo uno così lo compro, però insomma non lo so. Andiamo ad aprire il nostro calendario Ikea, vedremo oggi che cioccolatino troviamo, il 2, eccolo, quindi già la forma è diversa. 3, 2, 1, ecco, si è rotto. Che cos'è? Un cioccolatino, che mangeremo dopo. Quindi eccolo, vediamo un po' quale si tratta. Comunque qui si è rotto. Vabbè. Il cioccolatino numero 2 è questa barretta al cioccolato al latte con nocciole e torrone. Molto buona. Vediamo, ieri abbiamo trovato questa, oggi abbiamo trovato questa, quindi dopo mi mangerò questa bellissima barretta al cioccolato, che poi è un cioccolatino. Quindi chissà quando troveremo questa nostra card, per me la troveremo verso il 24 di dicembre sicuro. Comunque, questa apertura, calendario dell'avvento fatto. Buongiorno, apriamo oggi la casella numero 3, che è qui. Vamos. 3 dicembre, che cioccolatino troveremo? Questo qua semplice, vediamo un po' quale so qual è questo, cioccolatino al latte e al caramello. Ah, no, mi sa che è questo qui, cioccolatino alla nocciola, esatto.
Comunque a me questi cioccolatini mi piacciono tantissimo, veramente. Sono diversi rispetto a quelli classici, ma anche ieri la barretta era veramente buona, l'ho mangiata. Tra cioccolatina alla vaniglia e la barretta al cioccolato al latte con nocciola e torrone mi è piaciuto più questo. Quindi domani, più tardi mangerò il cioccolatino alla nocciola. Credo che è molto semplice. Però per adesso non c'è l'ombra né nessuna card. Apriamo quella delle candele. Abbiamo la candela color grigia, come sempre. E niente, insomma, arriveremo il 24 dicembre con quattro candele di colore diverso. Che poi l'altra l'ho messa qua dentro, però non profuma tanto. Quindi io non so se è veramente Yankee Candle queste candele. Cioè, profuma, ma purtroppo non. Però è carino questo qua, questa lanternina. Mi piace molto, veramente, veramente carina. Buongiorno, eccoci qua. Casellina numero 4. Casellina numero 4, eccola. 3, 2, 1. Che cioccolatino abbiamo trovato? Questo. Molto invitante, vediamo quale si tratta. Questo qua, cioccolatino al caramello. Sì, somiglia molto. Quindi per adesso non abbiamo trovato nessuna card. Mentre di Yankee Candle, casellina numero 4, abbiamo la candela numero rosso. Per adesso ho trovato solo due colorazioni. Se riesco mai a prenderla. Solo due colorazioni, che sia quella, una rossa e una grigia, che penso si riferiscono a questo e a questo. Cioè, presumo, visto che non c'è scritto. Però dall'odore mi sembra molto speziato, quindi è mele e cannella, questo qua. Poi dopo, alla fine, ho deciso di decorarlo così. Ho messo gli alberetti, gli alberi davanti. E all'interno, oddio, e all'interno ogni volta andrò a mettere la candela che già c'è, però devo dire che non fa tanto profumazione, quindi non lo so. Comunque questa lanterna è veramente molto carina, da IKEA, c'era anche la versione più grande, veramente carina con questi alberi. Secondo, e poi non l'ho messa io così, ma l'ha messa Davide, io non l'avevo neanche messa così, quindi vabbè, insomma, una piccola decorazione. Buondì, buondì. Continuiamo ad aprire la casellina numero 5, oggi 5 dicembre. Buondì, buondì. 3, 2, 1, vediamo che cioccolatino c'è. Ogni volta si rompe tutto. Cioccolatino. Questo è molto invitante. Buono. Questo cioccolatino qua. Secondo me buono, comunque fino adesso i cioccolatini sono tutti buoni. Hanno ognuno le sue caratteristiche, ma impeccabili. Ed è questo qua, pralina al cocco. Wow, buona, buonissima. Quindi, però adesso abbiamo trovato la barretta al cioccolato al latte con nocciole intere, mi sembra. Ah, però volendo. Ah, no, a me non mi sa che ho trovato questa più che questa. Poi pralina al cocco. Poi ho trovato cioccolatino alla vaniglia, cioccolatino al latte con caramello, mi sa. Quindi per adesso nessuna card e neanche la tavoletta. Quindi continuiamo. Mentre per quanto riguarda il 5 dicembre delle candeline, vediamo che candelina numero troviamo. Troviamo la candelina color rosso, come sempre. Comincio a pensare che non sia la stessa, però in realtà l'odore. Aspetta, comincio a pensare che non sia la stessa che ho trovato ieri. Beh, in realtà mi sembra più opaca questa e questa più lucida. Infatti, aspettate.
Non so, a me sembra più opaca e questo è più un rosso più lucido. Basta vedere che hanno fatto la stessa fragranza diversa, ma il colore è simile. Ma che cavolata! Comunque, dai, che cavolata! Guarda, mai più un calendario così. Fortuna che ci consoliamo con il calendario dei cioccolatini. Eccoci di nuovo qua. Con mercoledì 6 dicembre, quindi apriremo la casellina numero 6. Wow, allora questa è più grande, quindi rispetto alle altre. Quindi apriamo, vediamo 3, 2, 1. Secondo me c'è una barretta di cioccolato. No, c'è la card, la prima card. E una barretta di cioccolato, un cioccolatino di cioccolato un po' aperto, no, chiuso. Sì, che bello. Allora, vediamo subito. Allora, abbiamo trovato questa barretta di cioccolato, i tavolette di cioccolato alato, roba di cannella, mi sa che è buonissima, che mangeremo dopo. E la prima card, dove praticamente dovrò scannerizzare questo codice, penso. Ah, ok, vale sicuramente 5 euro, però siccome che ne troverò due, una potrebbe anche valere queste cifre che sono qua. Infatti 25 da 1000, 35 da 500, 70 da 250 e tutte queste da 5. Vabbè, sicuramente troverò solo quelle da 5. Nostra prima card, che carino, che bello, dopo lo vedo subito. E comunque devo dire che questo calendario mi piace tantissimo perché i cioccolatini sono veramente buoni. Ieri ho provato quello al cocco, questo qui, la pralina al cocco, veramente ottimo, delizioso, penso quella più buona fino adesso, la pralina al cocco. Poi delle candeline, speriamo di trovare un altro colore, ma è una gioia. Niente, sempre quello. Boh, comincio a pensare che poi l'odore è sempre quello. Quindi, allora, delle rosse ne ho 4. Qui le fragranze sono 6. Ah, beh, allora voglia, ne devo trovare altre 2. E sicuramente le prime 6 saranno tutte rosse a questo punto. Anche perché la fragranza è sempre questa. Non mi viene in mente nient'altro. Va bene. Quindi calendario dell'avvento aperto. Andiamo!